Buongiorno a tutti, è la mia prima partecipazione al Freelance Camp. Come è stato detto, svolgo la professione di dottore commercialista, consulente del lavoro e mi occupo di formazione aziendale sulle tematiche di mia specializzazione. Credo, ecco, quello che provo sempre con i miei clienti è cercare di trasmettergli quelle informazioni per creare in loro quegli strumenti di base per comprendere le cose, perché credo in un rapporto dove il cliente, invece di affidarsi al buio a un professionista che magari lo può seguire sicuramente in maniera ottimale, comunque sceglie consapevolmente di delegare parte dell'attività, però ecco, avendo consapevolezza appunto di cosa si sta facendo. Allora, il mio intervento cercherò di fare una duplice cosa, andare sulla una descrizione e quindi cercare di fare sintesi in un periodo dove siamo stati tutti sommersi di novità legislative, provvedimenti, bonus, con estremi dubbi sia per noi operatori del settore che a maggior ragione per tutti voi. Quindi nel mio intervento toccherò il bonus 1000 euro, quindi quello che credo, ora vedremo il sondaggio, però credo dovrebbe interessare la maggior parte di voi, perché molti di voi immagino siano lavoratori autonomi con partita IVA iscritti alla gestione separata. Vedremo anche brevemente il fondo perduto e poi vi darò qualche cenno, diciamo anche in prospettiva, quindi qualche spunto su delle novità fiscali da luglio in poi e anche delle opportunità di alcuni crediti d'imposta che il governo ha varato e che possono rappresentare un'occasione per tutti i titolari di partita IVA e più in generale per tutti i contribuenti. Partiamo dal bonus 1000 euro. Allora, vediamo soprattutto innanzitutto i beneficiari, definiamo la platea dei beneficiari. Gli autonomi, quindi la maggior parte immagino di voi, quindi titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata. Con molta probabilità avrete fatto richiesta per marzo-aprile del bonus cosiddetto 600 euro attraverso il sito dell'INPS, che insomma, con tempi un pochetto biblici però vi dovrebbe essere già arrivato. Ecco, per gli autonomi adesso a maggio il bonus aumenta a 1000 euro, ma viene introdotto un requisito, quindi invece di un bonus automatico legato ai mesi di marzo-aprile, bisogna dimostrare di aver avuto un calo nel secondo bimestre 2020 rispetto a quello 2019, quindi marzo-aprile 2020 rispetto a quello 2019, del 33%. Quindi devo aver fatturato il 33% in meno per poter fare richiesta e accedere al bonus 1000 euro. Vi sono però altri beneficiari e vi potrebbe essere qualcuno di voi interessato sotto un'altra veste. Sto parlando dei collaboratori coordinati e continuativi. In questo caso il bonus sarà automatico, quindi non vi sarà una richiesta che potrete fare come autonomi attraverso il sito dell'INPS. Stessa cosa per i lavoratori autonomi occasionali. Molto spesso mi capita clienti, prima di aprire la partita IVA, iniziano a collaborare occasionalmente con i loro committenti e quindi hanno appunto dei contratti di lavoro autonomo occasionali, quelli famosi 5.000 euro, 20%. Ecco, anche questi andranno in automatico. Un ultimo cenno sul bonus 1000 euro è il discorso legato alla compatibilità con altre indennità. Quindi, per sapere se ho preso altri incentivi, posso prendere anche i 1000 euro. Allora, il bonus non è compatibile con chi percepisce il reddito di emergenza, con l'indennità per i domestici e con l'indennità per gli sportivi, mentre è compatibile con chi percepisce un assegno ordinario di invalidità, una NASPI o la cosiddetta disoccupazione per i collaboratori, per i co.co.co. Passiamo invece al fondo perduto. Il fondo perduto interessa chi tra di voi è iscritto alla gestione artigiani e commercianti, quindi non coloro che sono in gestione separata. Faccio alcuni esempi, un agente rappresentante di commercio che potremmo considerare in senso lato un freelance, quindi senza dipendenti, che lavora in maniera autonoma, ma appunto la legge prevede la sua iscrizione all'interno della gestione artigiani e commercianti. Ecco, in questo caso i requisiti sono diversi, bisogna dimostrare di aver avuto un calo, sempre con riferimento al fatturato di marzo-aprile rispetto all'anno precedente. La differenza di questo calo si applica un'aliquota, un 20%. Quindi, volendo fare un esempio, ipotizziamo appunto ad aprile 2020 un calo del fatturato che lo scorso anno
abbiamo avuto, non so, voglio essere ottimista, 30.000 euro di fatturato in un mese, 5.000 ad aprile 2020, la differenza è 25.000, su questa differenza vado ad applicare il 20%, quindi questo soggetto prenderà un fondo perduto pari a 5.000 euro. Oh, chiaramente in questo caso vi sono anche la possibilità di prenderlo comunque un contributo minimo, quindi io ho fatto un'opzione ottimistica dei 5.000, ma a una persona fisica comunque la legge permette l'accesso a 1.000 euro come contributo minimo. In questo caso la domanda non è gestita tramite l'INPS ma tramite l'Agenzia delle Entrate, la potete fare voi direttamente attraverso le vostre credenziali, oppure delegare un professionista intermediario abilitato come un commercialista o un consulente del lavoro a presentare la domanda. I tempi di pagamento dell'agenzia annunciati, da quello che vedo anche nella mia prassi professionale, sono abbastanza rapidi, quindi si parla di 10-15 giorni dalla richiesta il successivo pagamento. Vado in chiusura dando alcune indicazioni, diciamo buone notizie per il futuro, perché ce ne vogliono di questo periodo. Una è stata una proroga delle imposte, del saldo delle imposte per tutti i titolari partita IVA, anche in forfettario, che invece di pagare il 30 giugno adesso possono pagare o il 20 luglio o il 20 agosto con una maggiorazione dello 0,4%. Vi dico che probabilmente in sede di conversione del decreto rilancio si sta parlando di prorogare ulteriormente la scadenza dal 20 luglio addirittura a settembre, quindi però siamo in attesa di notizie dal legislatore. In ultimo, chiaramente non ho il tempo per approfondirle, ma vi do un paio di spunti. Chi di voi ha eventualmente una sede, sia in affitto interamente a proprio uso, oppure un'abitazione utilizzata a uso promiscuo, dove ci si appunto vive e lavora, o ancora uno spazio di coworking, può comunque accedere al beneficio del credito d'imposta sui canoni di locazione. Infine vi do uno spunto proprio da seguire, da monitorare, perché questo interessa veramente tutti i contribuenti, partite IVA, conforfettario, regime ordinario, persone fisiche, è il cosiddetto super bonus 110%, cioè un credito d'imposta legato ai lavori che decidiamo di fare sulla nostra abitazione principale o che anche il condominio decide di fare con riferimento al miglioramento dell'impatto energetico dell'abitazione. Ecco, questo diventa un potenzialmente un credito molto interessante, perché adesso siamo in attesa del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ma si potrebbe accedere all'agevolazione, quindi fare il lavoro senza tirare fuori praticamente quasi una lira, o comunque vi sono anche dei meccanismi per cedere il credito d'imposta a terzi soggetti. Io chiudo qui il mio intervento, rimango a vostra disposizione se avete dubbi, quesiti, curiosità, insomma potete cercarmi sui social o sul mio sito come Studio Fiori. Un caro saluto.